Eccoci qua, è lui l'artefice di questa splendida partita del cuore, un gol per la legalità. Angelo Iannelli, che non ci finirà mai di stupirci. Un'altra serata, un altro evento, cosa vedremo, cosa faremo, chi c'è, chi non c'è e cosa vuoi trasmettere? Allora, in primis sono super contento di tornare nel mio territorio, perché io sono nativo, ecco, di Bresciano, abito a Marianelli, adesso l'evento si svolge a Mariano, quindi in periferia portare questi grossi eventi. È un evento bellissimo, dove ci sarà veramente lo stupore delle persone, finirà con i fuochi d'artificio, le degustazioni, inizierà con la fanfara dei bersaglieri, la brigata Garibaldi, 8° reggimento di Caserta. Sono super contento perché vedo tantissima gente che sta arrivando, le istituzioni, vedo sindaci ovunque, insomma, polizia locale, polizia municipale, carabinieri, insomma, la legalità. La legalità è qui oggi, in questo stupendo parco comunale Villa Nicolas. Sono super contento di Antonella Leardi che sta arrivando, quindi si prospetta la serata dalle mille emozioni, e chiunque verrà stasera a far parte di questa bellissima iniziativa che ho diciamo ideato, creato e voluto fortemente, sicuramente andrà via sognando che la vita è bella, che possiamo fare molto di più, soprattutto nel rispetto delle regole, perché non bisogna mai tacere, ma bisogna parlare. Ecco quello che è il mio obiettivo, quello di rendere legale l'illegale. Quindi sono contento anche che questa struttura è affidata a un giovane, Giuliano Francesco, un ragazzo che cerca con tutte le sue capacità di portare avanti questa struttura. Quindi una struttura bellissima, ci sono gli animali, c'è tanto verde, le giostrine, il campo da calcetto, e c'è Angelo Iannelli che produce emozioni. Che rappresenta il sociale, e dove c'è Angelo Iannelli c'è gente, ci sono volontari, ci sono artisti, ci sono professionisti, istituzioni. Quindi sei un trascinatore della legalità. Cosa dirai stasera quando inizierai? Io a tutti dico, dobbiamo essere uniti, perché uniti si vince, perché uniti possiamo cambiare il mondo. E Pulcinella col suo sorriso lo rialza, ma soprattutto gli dona tanta speranza, iniziando dai bambini, ma soprattutto portando messaggi di pace. Angelo Iannelli, ed eccoci qua di Web Economy Communication. Eccoci qua. Eccoci qua. Quindi la partita per la legalità. C'è anche una motivazione, Angelo. C'è qui una persona al quale sarà la madrina della manifestazione. Ci vuoi dire chi è, cosa rappresenta e perché è qui? Allora, Antonella Leardi, tutti conosciamo, la madre di Civesposto, il tifoso vittima della violenza negli stadi. Antonella è qui per dire a tutti che insieme possiamo fare tanto, dobbiamo unirci, avere tanta serenità, tanta forza, perché soltanto se c'è la serenità guardando in cielo Dio possiamo sconfiggere il male. E Antonella rappresenta la luce, Antonella rappresenta il coraggio, Antonella è la mamma di tutte le mamme, perché ha visto la sofferenza e ha fatto della sofferenza una potenza umana, partendo dalle scuole, donando messaggi e continuando questo percorso fino all'eternità. Dica cosa prova a essere qui per rappresentare il calcio. Io rappresento un ragazzo che amava il calcio, che amava la sua squadra, ma soprattutto amava la sua città. Quindi Ciro, per amore, è stato vittima di un agguato al napoletano. È stato un omicidio assurdo e inverosimile. Tra poco saranno 8 anni che Ciro non c'è più, ma una cosa è certa, è più vivo Ciro che colui che l'ha sparato, perché Ciro vive nell'amore, come abbiamo detto, nella gloria di Dio, e soprattutto vive nei messaggi di legalità, nei messaggi di pace
dove oggi la sua mamma da 8 anni è ancora impegnata. Sono scesa da poco da Reggio Emilia, abbiamo avuto 4 giorni di incontri e vi posso dire, anche se i bambini erano piccoli, 8 anni fa forse erano piccolissimi, non conoscevano Ciro, ma dopo il messaggio io ho visto bambini e mamme piangere con il cuore toccato. Quindi noi, io credo che, e spero, che quei cuori un giorno, quando saranno adulti e andranno a fare la propria squadra, i propri colori, torneranno a casa senza la voce, ma con la vita, quello che purtroppo non è successo a mio figlio doveva ritornare senza voce ma con la vita. Oggi siamo qui perché siamo una forza, siamo un'unione e tutti miriamo a una sola cosa, all'amore, al bene per i più deboli e soprattutto per mandare un messaggio. E la pace che deve regnare nei nostri cuori, quindi oggi più che mai. E quindi Antonella oggi prima perché la voce vibrante, noi sappiamo che Ciro oggi è qui con lei, con noi, che lo portiamo nel cuore, è l'unico messaggio, la pace. La pace. E la legalità. Sempre. Grazie. Grazie a voi, e grazie Angelo. La sua presenza dà un valore aggiunto in più, il quale significa che credere in certe cose, in certi eventi è importante. Eccoci qua, quindi come diceva Angelo abbiamo anche le istituzioni che partecipano a questa iniziativa di solidarietà, di sociale e nello stesso tempo di legalità. Abbiamo uno dei tanti sindaci del circondario, il sindaco di Cisciano, nella persona Edoardo Sergio. Edoardo Sergio, allora lei è qui in questa bellissima struttura, la quale parteciperà all'evento come professore di questa istituzione. Cosa ne pensa di questa iniziativa di Angelo Iannelli? Ma sono iniziative che vanno supportate, che vanno incoraggiate e che penso che ognuno di noi in tutta coscienza dovrebbe in qualche modo favorire la promozione di queste iniziative, perché immagino e credo che da parte di tutti quanti noi, insomma, tutti quanti noi dovremmo vivere all'insegna della solidarietà, della legalità, quindi bandire l'indifferenza, come dice Papa Giovanni, credo che sia un credo a cui tutti quanti dovrebbero attenersi, se vogliamo tutti quanti insieme con il contributo di tutti a costruire una società più moderna, più agile e soprattutto più solidale. Diciamo che Angelo Iannelli per queste serate, questi eventi che fa in tutta la Campania, ormai gira per il sud Italia, quindi trasmette messaggi, la sua legalità, il suo modo di fare spettacolo, il suo modo di essere Pulcinella, che è un progetto bellissimo che gli fa diventare patrimonio dell'UNESCO la figura di Pulcinella. Quindi non è solo sport, spettacolo, ma anche tutto ciò che riguarda il mondo dello spettacolo. Certamente, poi lui è diventato un modello, uno schema comportamentale di riferimento per tutti i nostri contesti cittadini e credo anche al di fuori dei nostri contesti cittadini, al di fuori del panorama, diciamo così, umano, marianese e marianese. Come ho detto prima, è una persona dedita al sociale e che in questo modo, attraverso queste iniziative, non solo a favore del sociale, della legalità, ma soprattutto iniziative che fanno anche crescere culturalmente le nostre comunità, che è un obiettivo tra l'altro che dovrebbe avere qualsiasi istituzione, qualsiasi contesto, perché crescere culturalmente, socialmente, civilmente significa arricchire l'intera. La prossima volta saremo a Cisciano e lei sarà il padrone di casa per portare avanti queste iniziative che fanno bene. Con estremo piacere, la ringrazio. Grazie al sindaco di Cisciano. Grazie a voi. Eccoci qua, naturalmente giro di personalità e abbiamo qui una personalità molto molto importante, oltre ad essere il console del Benin, un caro amico, il console del Benin Giuseppe Gambardella. Allora, console, lei partecipa molte volte, spesso diciamo così, a queste manifestazioni di Angelo Iannelli.
che porta solidarietà, porta legalità e porta nello stesso tempo tanto sociale in giro attraverso i suoi eventi, e quindi sposa anche le iniziative che il tuo consolato sul territorio sposa. Innanzitutto ringrazio il maestro Andrea Iannelli, ringrazio te sempre per la, insomma, per la disponibilità che avete nella nostra struttura consolare. Sì, sicuramente sono delle iniziative molto importanti, ristabilire la legalità forse è una delle cose che noi tutti dovremmo cominciare a pensare, a prescindere da quello che può essere il console, da quello che può essere il ministro o da quello che può essere l'ambasciatore, ma è proprio le persone che devono cominciare a capire che non è più possibile vivere in questo condizioni, anche perché se si continuasse a vivere in questa situazione, in questo modo di fare, io la vedo tanti bambini, rischieremo di lasciare nulla, quindi a prescindere di quelli che possono essere bambini beninisi, ma quindi quando si parla dei bambini si parla dell'infanzia in generale, che può essere l'infanzia del Benin, della Costa d'Avorio, del Senegal, o l'infanzia sociale in generale. Quindi veramente chapeau quando si organizzano queste cose, ho potuto constatare con gli occhi che c'è tanta gente, quindi significa che un cambiamento di rotta verso queste, un'attenzione soprattutto verso questa problematica, verso queste problematiche si sta man mano insomma acuendo. Io dico sempre inondiamoci di amore, perché soprattutto con questo sentimento che è l'unico che veramente in quel mondo si possono comunque raggiungere quegli obiettivi e di ristabilire un po' di, come dire, un po' di normalità. Grazie al console del Benin, Giuseppe Gambardella, eccoci qua, la partita del cuore, aspettando la legalità per il domani. Grazie, grazie al nostro giornalista. Eccoci qua, ciao a tutti, Franco Capasso con il suo Eccoci qua di Club Economy Communication. Eh sì, è colui che mi perseguita, è colui che è sempre appresso, è colui che non riesco a togliermelo davanti alle scatole. E lui, è Massimiliano Cimino. Grazie, grazie, grazie a te. Io non posso stare senza di te. È proprio questa simbiosi che ormai si è creata. Non ho resistito. Ungi da me. No, ma lungi proprio, ma ancora più lungi. Proprio. Allora, ungi. Sto bene, come stai? Allora, io benissimo, si vede, sono diventato un... Senti, che stai facendo piccolo ultimamente? Piccolo fiammiferaio. Che stai facendo ultimamente? Ma l'intervista devo fare io o tu? Ah, ma io posso fare un po' tutto. Dimmi. Allora fammi l'intervista sotto... l'aspetto di qualcuno, carissimo, io... Scusate, come sta questo infurno? Che hai fatto? Qualcosa... Cioè, si chiude, sembra all'urto, non lo so. Come l'urto? Fate digiuno lungo. Ah, lungo! Digiuno lungo! Allora, Massimo, io ti seguo, noto che su Facebook, Instagram, nei vari spettacoli ci sei sempre. Hai avuto un boom molto grande, e questo te lo auguro anche per il domani. Grazie. Perché la professionalità ripaga sempre. Io a questo punto non so che dire, perché non è una domanda, stai affermando qualcosa che ovviamente quando un artista sente dire questo non può essere che contento. Io faccio una cosa, io cerco di portare un po' con la napoletanità in giro con i miei spettacoli e vedo che comunque questa cosa piace, perché la cultura napoletana non deve essere dimenticata, ma deve essere anzi sempre supportata e ricordata. Ecco, un nuovo spettacolo che sto portando in giro, che è il mio show insieme al grande Gianni Sacco, un grande cantante, facciamo questa commistione, questa fusione tra cabaret e musica, e quindi è una cosa ancora più bella. La commissione. No, commissione, commistione italiana. Ah, commissione, avevo capito male. No, ma mi sono imparato pure a parlare italiano. Guarda che tutti dicono è il domani, dico dal passato cosa riporterai ad oggi? Dal passato mi porterò sempre la mia cultura, quello che ho imparato, tutte le esperienze passate, e quindi ho cercato di ottimizzarle e farle e portarle insomma al pubblico, alla gente che mi segue e che ha piacere di sentire quello che faccio. Tra comicità, monologhi, satira, imitazioni, più che imitazioni chiamo omaggio a molti che non ci sono più, e che è bello quando la gente li ascolta e vede che magari con Maradona o Trovisi vengono riproposti in maniera, diciamo, anche così molto, molto gentilmente. Quindi sei diventato un uomo acculturato. Ma diciamo che per stare vicino a te, io volevo far entrare un attimo in causa il mio amico. Beh, signore e signori, buonasera da Corrado. Volevo dire, ecco, avendo incontrato Gianni Sacco, dove esserci incontrati un po' di tempo fa, abbiamo creato questo show. Praticamente lui veramente dona valore aggiunto, perché con la sua voce davvero eccezionale
riesce a catturare tanto il pubblico. Alla fine io prendo gli applausi e prendo le standing ovation, ma questo va bene lo stesso perché poi posso dire che vi ho dato niente. No, mi sa, però dobbiamo anche dire perché siamo qui. Ah, assolutamente. Ah, ecco qua la partita del cuore, un gol per la legalità, un'iniziativa di Angelo Iannelli, che di queste iniziative ne fa tante perché lui crede in ciò che fa. Ah, questa cosa è bella anche da sottolineare, cioè il fatto che Angelo Iannelli da anni sta nel sociale, insomma proprio oggi, come tante altre volte, porta in giro questo suo verbo, insomma la legalità unitamente alla beneficenza, e quindi quando noi artisti nel nostro piccolo possiamo dare un contributo, cioè ben venga, perché si unisce insomma arte a beneficenza, la cosa è un valore aggiunto. Quindi grazie per avermi invitato. Meglio staccare la spina perché questo, se no, no va avanti ad oltranza, non lo sopportano più. Poi sale sul palco senza voce e dice scusate. Ma questo film già l'avete visto allora? Massimiliano, sì. Cimino, l'amico Gianni Sacco. Gianni Sacco. Jenny Sacco. Io lo chiamo Gianni. Ah beh sì, amico tuo. Quello cambia nome a seconda. Quello cambia nome a seconda di chi lo intervista. A dopo. È un grande, è un grande. E ho portato qui il quarto re Maggio. È bene, non è rimasto al quarto re Maggio. Al quarto re Maggio, ci siamo capiti, il quarto re Maggio è lui, è Cosimo Alberti, di Un posto al sole. Il vigile. La firma. Le vigile. Giustamente qualcuno suggerisce il allora, vigile. Ha invaso Facebook, ha invaso Instagram per i suoi interventi, per la sua complicità con il web. Perché chi ama il web ama la sua persona e nello stesso tempo far capire che il social serve anche a comunicare le proprie sensazioni. Hai fatto una bella presentazione, un bel cappello. Mi permetto di mettere una ionta, cioè io sono molto social perché mi piace essere nella vita sociale, sono un personaggio pubblico e è per questo che io pubblico tutto il mondo delle mie fotografie, io pubblico proprio gli eventi, mi piace partecipare nella vita sociale, rendermi utile. Ma ti senti un webista? Io mi sento webista, no, io se non fossi un personaggio pubblico credo che non sarei nemmeno sui social perché non mi piace passare la mia vita privata, la metto così in piazza scherzando perché, figurati, la metto in piazza scherzando per sensibilizzare l'opinione pubblica su tante tematiche e su alcune in particolare. Questa sera ci troviamo qui al Parco Comunale Giuseppina Guerriero, che è una delle vittime della Camorra. Ci troviamo proprio per un evento che è quello della la partita del cuore, per la partita del cuore per la legalità. E quale location migliore poteva essere se non questa? Siamo circondati da sindaci, da autorità, quindi anche tu sei un personaggio. No, al suo onore la tua presenza. Ti ringrazio tanto, però non è sindaco e né? Non sono né sindaco né autorità. Sei una personalità dello spettacolo. Sì, vabbè. Un posto a sole sempre ci sarà. Istituzione, tu sei istituzionalizzato. Comunque chiudiamo questa dicendo che noi ringraziamo Angelo Iannelli che continua a le sue performance. No, continua. Sei stato dicendo continua a continua a partorire. Partorire. No, adesso mi sconvolge. Continua a partorire degli eventi dedicati al sociale come questi. Forza Angelo Iannelli sempre, sempre più in alto, Ad Maiora sempre. Come anche Ad Maiora sempre. Sempre Ad Maiora. Ma non possiamo anticipare niente che la cosa la dolce. No. Acqua in bocca perché sennò poi finisce. Allora ci mettiamo la lente e salutiamo e diamo appuntamento. Eccoci qua e a Miss Grand International Italy. È troppo difficile. E Miss! E Miss, giustamente, alle Miss. Angelo, carissimo, io ho fatto una sorpresa, ho voluto scrivere e mettere in versi qualcosa perché tu meriti tanto. Tu sei un artista, io ti definisco una perla rara. Perché tutto quello che fai tu lo fai non solo per l'arte, ma per il più debole di questa società, per i bambini. E li ho voluto mettere in versi, su pergamena, personalizzato per te. Posso leggere? Se la vuoi leggere. Allora, ad Angelo Iannelli, cuore pulsante della nostra napoletanità.
Pulcinella nel 2020. Angelo, con il suo solare viso, umile ambasciatore del sorriso. A tutti i bambini nel Santo Bono, Pulcinella, vera speranza ridona. Ai meno fortunati, gli orfanelli, vivendo la loro Befana Pulcinella. Giocattoli dona con le sue mani, nel cuore entra oggi e domani. In difesa dei malati di atassia, insegna a tutti senza ipocrisia, amore, fantasia e Pulcinella. Pedagogia fa con la tana, esorcizza la maligna pandemia, la scaccia con l'artistica ironia. Artista che ho sempre stimato per il suo corso gentile e delicato. Angelo, uomo che non chiede, dono perché è acceso dalla fede. Grazie. Grazie a te. Bellissima, sono super contento. Non è semplice donare questi versi, io li accetto con tutto il cuore. E io li ho scritti con tutto il cuore perché tu meriti, come dicevo prima. Bene. Allora abbiamo le istituzioni, Angelo, abbiamo i vari sindaci del territorio, vedo il tuo viso gioire, abbiamo il console del Benin, abbiamo il sindaco di Marigliano, di Ciciano, cioè tutti sono tanti sindaci, sono tanti sindaci. Io, ti presento io veloce in questa bellissima kermesse. Fai il padrone di casa, allora. Legalità. In primis abbiamo il sindaco di Marigliano, facciamo un applauso a Giuseppe Ossa. Continuando abbiamo il console del Benin, Giuseppe Gambardella, facciamo un applauso. La madrina delle madrini, signori, Antonella Leardi. Abbiamo il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli. Poi abbiamo il sindaco di Santa Anastasia, Esposito Carmine. Ancora il sindaco di Ottaviano, Cavasso Luca. Il sindaco di Cicciano, Giovanni Corrado, facciamo un applauso. Il sindaco di Cisciano, Edoardo Serpico. L'assessore sport, spettacolo e cultura di Marianella, Felice Porcaro. Quindi Angelo, abbiamo le istituzioni, coloro che dovrebbero dare la continuità a queste manifestazioni che tu fai sul territorio. Quindi vi invitiamo a divulgare una sola parola, insieme per la legalità. Grazie. Grazie a voi, insieme per la legalità. Organizzato appunto da te, Angelo Iannelli, in collaborazione con l'associazione Vesuvius APS, Villa Nicola Sport, con il patrocinio morale UNICEF e il Comune di Marigliano, al quale facciamo un grande applauso, no? Perché mi sembra bello la partecipazione, insomma, dell'amministrazione, sempre importante. Avremo insomma svariate cose, no? Durante questa giornata, tra le quali anche una bellissima sfilata, la sfilata al campo Fanfara, Garibaldi, ottavo reggimento di Caserta. Poi ci sarà l'inno nazionale al campo, ore, vabbè, slittato l'orario perché sono passate le 19, quindi diciamo che ci sarà, colgo l'occasione ovviamente per salutare la mia collega Emanuela Gambardella. Facciamo un applauso a questa bellissima... Buonasera a tutti, ovviamente non potevo mancare, Angelo, a un tuo evento perché insieme con il Parti del Sorriso, il premio ambasciatore del Sorriso, le voci di Napoli, non potevo mancare alla prima edizione Insieme per la legalità, ovviamente. E poi io ti ringrazio perché mi fai scoprire sempre posti belli, posti nuovi e belli. Grazie, veramente. Quindi stasera cosa ci sarà? Ci sarà ballo, ci saranno ancora le sfilate. C'è il messaggio di Antonella Leardi, che tra l'altro è la madrina, una madrina d'eccezione. Stasera la salutiamo, Antonella. Poi c'è il sindaco di Marigliano. C'è Don Tonino Palmese. Don Tonino Palmese, insomma. Di tango. Ci sono varie bellissime esibizioni di tango, esibizione artistica, Marco poi, Sentieri, poi c'è Luca Blindo, Ciro Marra, Giuseppe D'Angelo, Mario Conte, insomma. E poi non dovete mancare perché c'è il Brindisi, la parte più bella, no? Il Brindisi con la torta, quindi insomma con i vari saluti istituzionali e quant'altro. Angelo. Allora, sono super contento che per la prima volta qui a
in questa bellissima struttura c'è questo evento che farà parlare anche le stelle, dove ho messo insieme le istituzioni, ho messo insieme la solidarietà, la legalità, gli attori, ex calciatori, le modelle, le presentatrici, i cantanti, ma soprattutto ho messo insieme chi ama la vita. E l'essenza della vita è il sapersi comportare attraverso la legalità, avendo come immagine Dio e quindi la fede. Allora, iniziamo subito con la fanfara, Garibaldi, ottavo reggimento di Caserta, che vado subito io a prendere per mano e a portarli nel campo, dove ci sono campioni della vita, campioni dello sport. Abbiamo giusto qualche nome: da Made in Sud vedo Peppe Laureato, vedo anche Gisonna, ci sono ancora tanti altri che stanno arrivando, Gigi Attrice, c'è il campione del mondo mio cugino Iannelli Francesco, c'è Fabio Toscano, attore hollywoodiano, c'è Massimo Cimmino, eccolo qua, imitatore, e ancora Salvatore Soviero, un grandissimo portiere del Genova, e ancora in mezzo a campo c'è Carmine Della Pietra, ex calciatore del Napoli, c'è Nicola Mora, ex calciatore del Napoli, c'è un giocatore della Juve Stabia, proprio un calciatore sempre Della Pietra, ma veramente c'è Pensa, un giocatore del Napoli, ragazzi, c'è tutto qua. E ci abbiamo anche la TV di Franco Capasso, abbiamo tanti fotografi, Raffaele Evangelista, Angelo Caracciolo e tanti altri, quindi non ci resta che vivere tante emozioni. Abbiamo visto perlomeno una decina di sindaci, c'è il console del Benin, quindi c'è... abbiamo Angelo Iannelli il fatto dopo di questa bella serata. Grazie Gigi. Vedo il grande Ciro Poppella, amico fraterno, ha portato anche il figlio, una torta eccezionale. Voglio fare un plauso a Giuliano Francesco, che sarebbe il padrone, ragazzo appena 19 anni. Quanti anni ha? Facciamo un applauso, 22 anni gestisce lui questa struttura, sei emozionato, perché il primo evento vero che veramente si realizza secondo me a Marghiana post pandemia, e ci voleva, come dice Monica, giusto? E a questo punto non ci resta che iniziare, però prima che inizio, mentre vi vado a chiamare la fanfara, se c'è il sindaco di Marghiano, Giuseppe vieni, mentre io vado a chiamare la fanfara, magari facciamo giusto uno scambio qua, perché dopo diventa difficile in mezzo al campo. È contento di questa manifestazione? Grazie, sono contentissimo, però ci tengo veramente a fare complimenti a Angelo Iannelli, che è veramente un vulcano, energie, guarda, mi perseguita, perché ho la sfortuna di avere l'ufficio postale sotto al comune e quindi praticamente mi tortura. Veramente complimenti e grazie per aver messo insieme tante belle persone, soprattutto il cuore di questa iniziativa, ok? Grazie. Sono io che ringrazio lei. Soprattutto voglio dire una cosa, spesso ho fatto tanti eventi a Napoli, ma vi dico, la periferia, ma soprattutto queste località, il Vesuviano, è una risorsa per il mondo, perché veramente è una cosa eccezionale. Adesso stanno partendo senza di me. Vedo anche Marco Sentieri, direttamente dal Festival di Sanremo, un grande cantante, ha fatto una canzone eccezionale sul sociale e sulla legalità. Vedo Cosimo Alberti di Un Posto al Sole, attore Rai, c'è l'onorevole Paolo Russo, adesso è arrivato, quindi siamo tutti qua, siamo tutti per la vittoria, la legalità.
passa avanti. Non potevo mancare, ringrazio ovviamente Angelo per l'invito e per la prima volta dopo tanti anni assisto come spettatore alla partita, oramai alla soglia dei 60 anni non ce la faccio più arbitra. No, oramai dopo 306 partite ufficiali, più centinaia di beneficenza dopo aver smesso di arbitrare, è arrivata la parola fine come arbitro, anche perché ne ha giubilato abbastanza e mazzate, quindi forse è meglio fermarsi qui perché l'ultima mazzata potrebbe essere fatale. Nel frattempo è arrivato un pallone. È arrivato quasi una pallonata, comunque non fa niente, siamo in diretta, quindi. Sì. Allora, Enzo, futuro? Futuro, vabbè, adesso arriva l'estate, quindi ci saranno spettacoli in piazza, nei villaggi, insomma, giriamo un po' la Campania e speriamo il resto d'Italia. E poi da settembre-ottobre la Fabbrica dei Sogni a teatro con Sal Da Vinci. Enzo Fischetti, eccoci qua di Franco Capasso. Clet Economy TV, siamo con Ciro Marra, un portento, una grande voce di Napoli. Ciro, tra l'altro io ti conosco da quando eri proprio piccolo, ti sto seguendo, stasera cosa ci farai ascoltare? Allora, stasera vi faccio ascoltare uno dei miei brani presenti nel mio nuovo lavoro discografico, prodotto dalla Zeus Record. Ci tengo a ringraziare la Zeus e tutti coloro che ci lavorano. E vi faccio ascoltare Cosa farò, è un brano tratto appunto dall'album Una voce in Napoli. Ma tu da quanto tempo canti? Quali sono stati i tuoi studi, il tuo percorso? Io ho iniziato a 6 anni, quindi sono 11 anni che studio canto. Ho iniziato con la mia nonnina. Ho iniziato a cantare le canzoni classiche napoletane e poi ho iniziato un percorso di studio di canto in un'accademia e ancora oggi sto. E quindi da grande cosa vuoi fare? Dove vuoi arrivare? Io spero di realizzare il mio sogno, ovvero fare questo nella vita, è il mio obiettivo. Speriamo sia così. Quindi tra qualche anno ti vedremo pure al Festival di Sanremo? Speriamo, se il Signore vuole. Sì. Noi ti facciamo un grande in bocca al lupo e buon ascolto per stasera. Grazie. E alla partita del cuore qui a Marigliano, organizzata da Angelo Iannelli, non poteva mancare il grande Greg Rega.
dalla grandissima, stupenda voce di cui mi sono innamorata da i tempi di Rose Better Now. Sì. Però purtroppo lui ha degli impegni, sì, e dovrà scappare. Ha giocato un pochino, però scusate, non potremmo ovviamente ascoltare la sua voce questa sera, ma io ti chiedo solo una cosa prima di farti andare via. Ci dici il tuo più imminente impegno? Guarda, stasera usciranno presto dei pezzi a fine giugno e uno a fine settembre, due o tre singoli con un featuring importante che ancora non posso svelare. Questo non lo diciamo, però state aggiornati, seguite Maria Greca e troverete tutti i suoi aggiornamenti. Grazie. Ciao a tutti. Ho conosciuto l'indifferenza fin da piccola, perché la diversità fa paura. Sono Chiara e sono una ballerina.
nomi grossi di cantanti. E il primo che vogliamo presentare è Emanuela, indovina chi è? Chi è Angelo? E Marco Sentieri. Allora, signore e signori, accogliamo con un grosso applauso direttamente dal Festival di Sanremo Marco Sentieri! Ma io l'applauso lo vorrei per lui, però facciamo un applauso per Angelo, perché queste iniziative veramente ti fanno onore a te, a chi partecipa, e soprattutto parlare di legalità per i giovani soprattutto è una cosa molto importante. Sì, hai citato il Festival di Sanremo, intanto buonasera anche a voi, e hai citato il Festival di Sanremo. Io mi sono presentato lì con un brano legato al bullismo. Se vogliamo, il bullismo è a tutti gli effetti una forma di violenza che purtroppo anche oggi nel 2022 continuiamo ad assistere a dei fenomeni del genere. E nulla, ecco, poche parole, magari la cantiamo al volo, ma anche non tutta. Diamo spazio a tutti quanti, ci sono tanti artisti, poi c'è la scuola di ballo che i ragazzi scalpitano per ballare, quindi nulla, io felicissimo di essere qui. E viva Angelo Iannelli, partita del cuore, insieme per la legalità, non alla violenza. Sì, magari se non sentiamo nulla, se la rimetti, grazie. Ok, se la rimetti da capo, un po' più dietro, ok, grazie. Ok. Beh, l'avete riconosciuta, no? Se la rimetti da capo, grazie. Ti ringrazio. È stato Billy. Già. Proprio Billy. Non è incredibile. È stato Billy Blue, Billy Blue, Billy Blue. Dico sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, chiavi spessi un dito sopra occhiaie da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido, educato, era il più bravo della classe. Perciò l'hai sempre odiato. Con lui facevi il bullo perché tu, nato nell'oro, gli scaricavi addosso l'invidia del somaro. E lo chiamavi Billy Blue, pupazzetto animale. Gli sputavi tra i quaderni, lo spingevi per le scale. Lui cadeva e tu ridevi, come ride un deficiente. Si rialzava e sorrideva, ma non diceva niente, perché lui era più forte dei tuoi muscoli di cera. E tutta la sua forza l'hai scoperta l'altra sera. Sì, perché... è stato Billy Blue, Billy Blue, Billy Blue, Billy Blue. Ma la vita è un giustiziere, tutti bulli adolescenti, poi diventano quegli uomini dei mille fallimenti. E tu, fallito, solo e appena uscito da galera, volevi liberarti da te stesso. L'altra sera gli hai bevuto, gli hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce. Ehi, ti ricordi di me? Così ti sei voltato, la luce della luna illuminava un uomo magro, ma l'hai riconosciuto solo quando ti ha sorriso e ha detto ti aiuto. Ed era Billy Blue, Billy Blue, Billy Blue. E dai, abbracciami, Billy Blue. No al bullismo, no al cyberbullismo, no alla violenza. Grazie. Grazie. Complimenti. E grazie soprattutto per questo momento così toccante. È sempre una cosa buona e giusta parlare di queste cose, soprattutto quando ci sono tanti, tanti giovani. Io ho iniziato questa battaglia nel 2019, che inaspettatamente... calcola che io vengo da un paese molto difficile, no? Che oggi sicuramente è un paese emancipato, però negli anni si è parlato molto di Casal di Principe. Io sono nato e cresciuto proprio lì, quindi quando sono arrivato al festival e ho deciso di portare questo tema, per me è scattata una scintilla d'orgoglio che ovviamente, sai, ha fatto parlare molto di sé. Billy Blue, grazie a te per avermi invitato, buon proseguimento e nulla, dai, no alla violenza, ciao a tutti. Grazie.
con No alla violenza salutiamo Marco Sentieri, che ci ha inorgoglito con questo testo e ha praticamente stupito il mondo, perché mai fare la illegalità, sempre la pace, sempre l'amore, sempre quella che è la speranza che solo pochi napoletani riescono a dare al mondo. E tu sei uno di voi. Grazie a tutti, ciao. E allora andiamo subito avanti, nel frattempo vediamo la scuola di ballo, però prima della scuola di ballo voglio un attimo presentare Ciro Marra, che va via subito veloce. Lui è un amico mio, l'ho visto crescere, l'abbiamo visto anche lui sull'emittente televisiva della RAI. Qual era? Il programma era Prodigi, era su Rai 1. Era il più piccolo, ma lui è una delle voci più belle che abbiamo noi in Campania. L'ho visto crescere, lo voglio bene, è sempre presente nei miei eventi e stasera ci stupirà con una canzone. Quale ci canti? Allora, intanto buonasera e voglio un forte applauso per Angelo. Allora, il brano è Cosa farò ed è un brano tratto dal mio primo lavoro discografico prodotto dalla Zeus Radio. Ok, signore e signori, Ciro Marra, applausi. Grazie. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de par y todos los días. Cielo,
sera, todo el mundo en pandilla en la discoteca. Me vaya guapa la sera, todo el mundo en pandilla en la discoteca. Yeah!